audicaffè.it e l'Audi Firenze, ancora insieme. Oggi andiamo a provare quella che dalla gamma Q è l'intermedia. Vi presentiamo l'Audi Q5. There's no place I'd rather be. Bagagliaio da 540 litri, ma abbattendo i sedili arriviamo fino a 1560. Ottima per 5 persone che vogliono affrontare un viaggio, ma ottima anche per grandi carichi. Consigliatissimo. La versione che stiamo provando è un 2000 da 177 cavalli. Ricordiamo che tutte le versioni sono dotate di servosterzo elettromeccanico che la rendono agile anche nel traffico cittadino, una comodità. Tutte le versioni della nuova Audi Q5 sono dotate di sistema start and stop. Questo ci aiuta nel traffico cittadino a risparmiare carburante e a strizzare anche un occhio all'ambiente. Così adesso è attivato, quindi la macchina si è automaticamente spenta. Se lo vogliamo disattivare, basta ripremerlo. La versione che stiamo provando è dotata di cambio automatico a 7 rapporti S-Tronic. Di serie abbiamo il cambio manuale a 6 rapporti. Questa Audi Q5 è una macchina che si lascia trasportare, comodissima sicuramente in città e una bellezza, oseremmo dire così, quando si affronta l'autostrada. È comoda, ha un senso estremo di sicurezza, visibilità a 180 gradi, abbiamo tutto sotto controllo. Sicuramente ottima per una famiglia, per chi piace viaggiare e per chi comunque sia ama le macchine possenti. A bordo il massimo del comfort e silenziosità. Con questa vettura scordatevi le buche sulle strade cittadine, le leggere disconnessioni dell'asfalto, perché Audi Q5 è veramente comoda. Le sospensioni riescono a tutire ogni asperità delle strade che state affrontando, logicamente in base poi anche al cerchio che ci ha montato. Su queste vetture possiamo andare da cerchio 17 fino al cerchio 20. Logicamente le vetture con cerchio 20 saranno un attimino più scomode sotto il lato dell'assorbimento delle buche. Con il Q5 off-road, per migliorare le prestazioni su strada sconnessa o addirittura fuori strada come in questo caso, esiste l'apposito dispositivo che consente di controllare la motricità in discesa. Adesso lo stiamo apprezzando e ne sentiamo il controllo sulle ruote, andando a evitare bloccaggi e garantendo il massimo della motricità in completa sicurezza. Bene, Emanuele, la stiamo provando anche fuori strada per vedere un po' se realmente ha le caratteristiche del SUV anche per l'off-road. Come la trovi? Assolutamente ideale, una vettura questa che concilia in maniera estremamente dinamica e in stile Audi le caratteristiche di guida stradale, senza per questo porre limiti che non siano derivati dal buon senso anche in un utilizzo su strade sterrate e al limite quasi dell'off-road. Conseguentemente è una vettura consigliabile a tutti coloro che sono amanti della libertà e però non vogliono rinunciare alle caratteristiche di guida dinamica anche su asfalto. È una vettura ideale. Yeah.
trazione integrale permanente 4, 177 cavalli, l'abbiamo provata per strada, ancora meglio in off-road. Cosa ne pensi? Ma l'abbiamo visto insieme, la macchina è una macchina che va molto bene ovviamente su strada, ma va altrettanto bene fuori strada. Di questa vettura semplicemente eccezionale. La trazione 4 Audi è da sempre all'avanguardia e consente di essere sfruttata a pieno anche nella guida su fondi a bassa aderenza, come abbiamo avuto modo di vedere oggi. Ottima la visibilità tramite il lunotto posteriore, ma i sensori di parcheggio a nostro parere sono indispensabili. Manovre al massimo della sicurezza. Oggi siamo stati in compagnia del manager Audi di Audi Firenze, Emanuele Fioroni. Siamo stati anche con questa bella Audi Q5, ricordiamo le dimensioni, 4,63 m, larga 1,90 m, l'altezza da terra 166 cm. Sicuramente un bel SUV, competitivo sul mercato. Ringraziamo come sempre Audi Firenze per la gentilezza e ospitalità. Vi invitiamo a richiedere il vostro test drive gratuito presso la concessionaria fiorentina. Provate la nuova Audi Q5, sicuramente ne rimarrete stupiti.